Siamo alla questione 52. E dopo aver parlato di prudenza, è naturale che teniamo in considerazione un dono specifico dello Spirito Santo, che è il consiglio. E noi abbiamo detto che il consiglio, e poi prima la deliberazione, poi il consiglio, e poi l'atto specifico della prudenza, che è quello di comandare, sono i costitutivi della prudenza stessa. Ma c'è consiglio e consiglio. C'è consiglio puramente umano, ma c'è un consiglio superiore che diventa un dono dello Spirito e che ci dà la possibilità di conoscere tutto quello che è necessario per raggiungere la nostra salvezza. Lo so, come mi ha scritto qualcuno, che oggi si parla di ben altro. Ma a me non interessa cosa fanno i gesuiti. E non mi interessa neanche chi è lì sull'orlo dello scisma. Io voglio alimentarmi alla sapienza dei dottori. Dottori e santi. Questa è la mia prospettiva. Non dei somari. Tutti parlano, parlano, parlano. Io ho ben poco da dire, sono un ignorante come tutti gli altri. Tommaso non è un ignorante. Tommaso è un dottore e allo stesso tempo un santo che ci ha insegnato e ci continua ad insegnare tante cose che deliberatamente si vogliono dimenticare. Ripeto per l'ennesima volta, è un santo che faceva teologia pregando e in ginocchio, non con la cravattina, no? In mezzo e sotto i riflettori, nelle varie università, a sparare eresie. Perciò, ritorniamo, questo serve come risposta, non voglio entrare negli argomenti specifici, perché non voglio essere coinvolto in polemiche. Le polemiche sono solo una espressione della vanagloria, nient'altro. Ci chiediamo se il consiglio sia da annoverarsi tra i sette doni dello Spirito Santo. Naturalmente la tesi sostiene il contrario. Il consiglio non sembra essere uno dei doni dello Spirito Santo. Gregorio ci dice: i doni dello Spirito Santo sono dati in aiuto alle virtù. Abbiamo visto che per consigliarsi l'uomo è sufficientemente perfezionato dalla virtù della prudenza, dell'obulia. Perché dovrebbe avere bisogno del consiglio come dono dello Spirito? Perché l'uomo da solo fa ben poco. Abbiamo visto anche il Sinesio, lo gnome, e quanto sia importante penetrare con l'intelletto certe situazioni illuminati dalle verità eterne, quelle che noi conosciamo attraverso la rivelazione e il Magistero della Chiesa. Quindi molto spesso il consiglio puramente umano non basta. Ragione umana non può abbracciare tutti i fatti particolari e contingenti che possono capitare durante la nostra vita. Infatti leggiamo nella Sapienza 9.14 i ragionamenti dei mortali, sono timidi e incerte le nostre riflessioni. E così l'uomo, nell'indagine del suo consiglio o deliberazione, ha bisogno di essere guidato da Dio, il quale abbraccia ogni cosa, in modo particolare per tutto ciò che riguarda la sua salvezza e una vita in sintonia con la volontà di Dio. Seconda obiezione, c'è un pare, quindi la stessa argomentazione di questa seconda riflessione in riferimento alla tesi, non è di per sé neppure sicura. Pare che il consiglio abbia per oggetto le facoltà particolari concesse dallo Spirito Santo,
Vi ricordate le grazie gratis date? Uno è il dono delle lingue, uno della profezia, uno eccetera, eccetera. Quindi che il consiglio sia una grazia gratis data a certi santi, a certi fedeli. Infatti, sembra questa citazione di Maccabei sostenere questa tesi. Ecco qui vostro fratello Simone, che io so uomo di consiglio, perciò il consiglio è da annoverarsi più tra le grazie gratis date che tra i sette doni dello Spirito Santo. Ora, la risposta è questa: là dove c'è un consiglio eccellente, pensate ai santi confessori, parliamo qui proprio dei confessori, coloro che hanno amministrato il sacramento della penitenza, quanta santità nel loro consiglio. Lì effettivamente abbiamo una grazia gratis data, un dono particolare. Ma c'è anche un consiglio, come dono dello Spirito Santo, che ha come obiettivo conoscere le cose indispensabili alla nostra salvezza personale. Ultima obiezione. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. Poiché dunque i doni dello Spirito Santo sono dovuti proprio ai figli di Dio, hanno ricevuto lo spirito di figli adottivi, pare che il consiglio non vada posto tra i doni dello Spirito Santo. Certo che siamo figli adottivi, ma bisogna perseverare su questa strada. Per perseverare su questa strada, ecco il consiglio e dono dello Spirito Santo. E in Isaia leggiamo proprio come dono dello Spirito il consiglio, su di lui si poserà lo spirito di consiglio e di fortezza. Vediamo cosa leggiamo nello specifico, ma ormai abbiamo già detto quasi tutto, no? Dio muove ogni essere secondo la sua natura. Un corpo lasciato andare cade in terra, c'è la legge di gravità. Ogni il ciliegio si sviluppa secondo, non è che il ciliegio possa decidere in oggi ho deciso di non fare ombra, quest'anno ho deciso di non fare frutti, no, ci sono delle leggi ben specifiche e le galline fanno le uova secondo la disposizione della natura, non così per l'uomo. Leggiamo in Sant'Agostino: Dio muove le creature corporee nel tempo e nello spazio, quelle spirituali invece nel tempo e non nello spazio, come dice Sant'Agostino. Ora è proprio della creatura razionale muoversi ad agire mediante una ricerca della ragione, e questa ricerca è nostra, ma trovando una natura corrotta, trovandoci in una società corrotta, trovandoci spesso in una comunità corrotta, trovandoci spesso in una comunità che ha delle guide, lo dice il Vangelo, si presenteranno come pastori, ma in realtà saranno dei lupi. Ecco la necessità di una illuminazione che permetta a tutti i cristiani di perseverare in quella strada, che è la strada dei santi. Perciò, tale ricerca è denominata consiglio di liberazione. Perciò lo Spirito Santo muove la creatura razionale sotto forma di consiglio. Ricordiamoci sempre, il consiglio di cui abbiamo parlato finora è semplicemente una ricerca, l'abbiamo visto nella Eubulia, poi nel giudizio, abbiamo chiaramente una ricerca umana. Quando parliamo di dono dello Spirito Santo è quel consiglio che ci aiuta a perseverare in quella vita spirituale che dovrebbe essere propria dei cristiani. Andiamo quindi all'articolo 2. Leggiamo qui che sembra che il dono del consiglio non corrisponda alla virtù della prudenza. Secondo me la prima argomentazione è quella che chiarisce meglio questo pensiero, e attraverso questa argomentazione, ma in modo particolare attraverso la risposta, riusciamo a cogliere perfettamente in che cosa consiste il dono
del consiglio da parte dello spirito e come sia in perfetta sintonia con la virtù della prudenza. Vediamo la prima argomentazione. Poiché il consiglio è il primo e il più basso tra gli atti della prudenza, vi ricordate? C'è prima il consiglio, poi c'è il giudizio, poi c'è il comando. Mentre più alto è il comando, se fosse un dono dello spirito, non verrebbe chiamato consiglio, verrebbe chiamato comando. Pare che il dono corrispondente alla prudenza non sia il consiglio, ma piuttosto il comando. Se fosse definito in questo modo, sembra che possa venir meno il libero arbitrio umano. Mentre il consiglio, che intendiamo noi come dono dello spirito, è consiglio, è illuminazione. E poi il singolo individuo che decide con un atto di libera scelta. Ecco perché viene chiamato consiglio, non perché lo si voglia depauperare del suo valore, ma perché comando non sarebbe un termine opportuno a definire questo dono dello spirito. Vediamo cosa ci dice Tommaso. Giudicare o comandare appartiene a chi muove. Poiché dunque nei doni dello Spirito Santo l'anima umana non è movente, è mossa dallo Spirito, no? Non era conveniente che il dono correlativo alla prudenza fosse denominato comando o giudizio, bensì consiglio. Perché? Ma perché poi è vero che l'uomo viene mosso, ma non viene mosso in un rapporto di necessità, ma in un rapporto di libertà. Per cui la prudenza umana mossa dal consiglio divino come dono dello spirito diventa essa stessa movente e comanda quindi all'azione. Col quale termine si può esprimere bene la mozione? L'impulso che la mente consigliata riceve da un altro che consiglia. Andiamo alla seconda argomentazione. La prudenza viene aiutata dal dono della scienza, la scienza che evidentemente valuta le cose di questo mondo e le giudica in riferimento alle verità di fede, il quale non è solo speculativo, anche pratico, l'avevamo detto. Quindi il dono del consiglio non corrisponde alla virtù, c'è già la scienza. Che cosa ce ne facciamo anche della prudenza? La prudenza cala maggiormente nella contingenza, nel particolare. Infatti Tommaso fa notare che il dono della scienza, essendo anche speculativo, non corrisponde direttamente alla prudenza, ma viene in suo aiuto per estensione. Non c'è dubbio che ogni dono, l'abbiamo visto nella questione precedente, è in correlazione con l'altro dono e tutti cooperano in vista delle singole virtù che a loro volta cooperano al fine della nostra vita, che è Dio, illuminato dalla carità. Quindi non c'è dubbio che la scienza ha anche un suo ruolo ben specifico, ma anche gli altri doni hanno un ruolo ben specifico e possono aiutare evidentemente la prudenza, ma la prudenza nei suoi momenti che abbiamo visto appunto di consiglio o delibera, che io preferisco, giudizio e ordine, comando, è specifico della prudenza. Il compito proprio della prudenza è guidare. Invece il dono del consiglio ha il compito di far sì che l'uomo sia guidato da Dio, come si è visto. Perciò il dono del consiglio non corrisponde alla virtù della prudenza. In sostanza, io ho già dato una risposta a questa argomentazione anticipando le parole di Tommaso.
quando io ho spiegato che è vero che il consiglio guida, ma sta guidando un soggetto che a sua volta deve guidare e deve guidare le sue azioni. Cioè, l'uomo come discepolo e fedele e santo riceve questa illuminazione, ma questa illuminazione è illuminazione, non è un ordine. Ecco perché non l'abbiamo neanche chiamato ordine, ma l'abbiamo chiamato consiglio. Poi a sua volta, attraverso quei passaggi che abbiamo considerato nella questione precedente, l'uomo arriva a decidere e a formulare una scelta ben precisa sugli strumenti da utilizzare per conseguire un fine ben specifico. Infatti abbiamo un motore mosso per il fatto che mosso muove. Bella sta cosa qui, eh? Un motore mosso per il fatto che mosso muove. Perciò la mente di un uomo, per il fatto che è guidata dallo Spirito Santo, diviene capace di guidare se stessa e gli altri. Non è solo mossa, altrimenti saremmo come tutti gli altri esseri privi di libero arbitrio. Non è solo mossa, ma muove se stessa e attraverso il suo consiglio, addirittura se un consiglio eccezionale di una grazia data gratuitamente, abbiamo un soggetto che è di guida e di aiuto per i propri fratelli. Leggiamo nel rispondeo: un principio motore più basso viene soccorso e potenziato specialmente per il fatto che è mosso da un motore superiore. Pensate per un momento a un veicolo che non ce la fa più in salita e allora viene trainato, e il motore del primo supportato dal motore del secondo sale. Ecco la differenza di chi crede e di chi non crede. Chi non crede va avanti col suo motore, che può anche essere un ottimo motore, ma potrebbe anche esserci e trovarsi, capitare, accadere che la salita sia troppo ripida. E allora chi viene in soccorso? C'è da sperare che gli venga in soccorso qualche amico. Ma questo mondo oggi più che mai vediamo che di amicizia non se ne intende più, e neanche di quella partecipazione che definiamo, una volta si definiva addirittura tribale, adesso non ce n'è neanche più una famiglia. Ecco allora, per non entrare nella disperazione, per non entrare nella solitudine, perché il cristiano non è mai solo, abbiamo un motore in più, è il consiglio. Questo non vuol dire che il primo motore non si muova, è aiutato a muoversi. È evidente che la rettitudine della ragione umana sta all'intelletto divino come un motore più basso a uno più alto. La prudenza, che implica la rettitudine della ragione, viene potenziata, rafforzata, aiutata, in quanto è regolata e mossa dallo Spirito Santo. Ecco quella marcia in più che i laicisti non vogliono dare più ai nostri giovani. E noi troviamo una gioventù spesso senza punti di riferimento. Ah, ma non dobbiamo dare nulla di dogmatico, e la lasciamo perduta in mezzo a un guazzabuglio di informazioni false, idiote, in mezzo a una pubblicità che vede nei giovani solamente una platea dove poter vendere i propri prodotti, dei giovani che sono quotidianamente ingannati dai mezzi di pseudoinformazione. Ecco, pensate quindi alla disperazione e alla solitudine di tanti giovani. Non giudichiamo il giovane drogato, non giudichiamo il giovane delinquente. Io arrivo al punto di dire: bisogna punirlo, non c'è dubbio, ma non giudichiamo neanche il giovane stupratore. Come giudizio morale, poi evidentemente chi commette qualcosa contro la legge deve essere giudicato e deve essere punito. Ma come giudizio morale, non giudicate e non sarete giudicati, perché questi ragazzi sono spinti da tutto e di più
senza ombra di una possibile, un possibile aiuto, un possibile nel baratro da tutto ciò che assorbono da quello che ci viene propinato dai mezzi di informazione, da pubblicità, del giornalismo, da quello che troviamo anche in linea qui. Quindi è necessario, specialmente più che mai oggi, nella confusione generale, che è anche una confusione dottrinale di magistero, dove uno tira di qui, l'altro tira di là, è necessario, perché non bastavano le confessioni separate, non bastavano le divisioni che noi leghiamo alla riforma, non bastavano le riforme legate alle nazioni, no? Ci sono delle chiese che sono legate alle nazioni in cui vivono. Oggi troviamo anche delle forze centrifughe all'interno della stessa Chiesa, perché purtroppo la Chiesa è figlia del tempo e molto spesso si è adeguata ai tempi, e oggi i tempi ci rivelano una forza centrifuga dispersiva di divisione che è tipicamente diabolica e che in modo particolare colpisce i più fragili, e i più fragili sono particolarmente i giovani. Andiamo all'articolo 3. Un dubbio che può sembrare abbastanza giustificato, ma il dono del consiglio, quando saremo arrivati all'obiettivo finale, sarà ancora necessario? Beh, fede e speranza sembra proprio di no. La carità, non c'è dubbio, rimane. E il dono del consiglio? Le argomentazioni così ci parlano. Il consiglio implica un dubbio, ma nella patria beata tutti i dubbi cadranno. Questo è vero. E allora? Ci fermiamo qui e non diamo subito una risposta. Non c'è dubbio che quando c'è un consiglio, c'è la necessità di un consiglio, vuol dire che bisogna prendere una, bisogna deliberare, bisogna giudicare, bisogna decidersi, no? Non si può neanche tergiversare, l'abbiamo visto. E le parti, no? Le parti della prudenza che abbiamo definite in otto. Però tante volte si decide, ma ancora con qualche dubbio, con qualche incertezza, a volte con angoscia. Come può essere giustificata l'angoscia, l'incertezza e il dubbio nella patria beata? E l'altra argomentazione ci dice: nella patria i santi raggiungeranno la massima conformità con Dio, poiché sta scritto: quando si sarà manifestato saremo simili a Lui. Ora Dio non si adice al consiglio, come risulta da quelle parole di Paolo: chi mai è stato suo consigliere? E quindi neppure i santi esistenti nella patria beata. Sì, però attenzione che Giovanni dice: saremo simili a Lui, non saremo uguali a Lui. Quindi chi mai è stato suo consigliere, lo mettiamo pure in riferimento a Dio, ma questa cosa non cala direttamente sui santi beati. Leggiamo il rispondeo. Quando il motore è principio solo della mozione, cioè dell'impulso, cessato il moto cessa anche l'azione del motore sul soggetto, che oramai ha raggiunto il termine. E qui Tommaso ci propone un esempio che non mi pare che calzi molto, ma io tenterei di completarlo, se mi permette il santo dottore, che non mi bastoni, che non mi arriva qualche bastonata dal paradiso. Allora, come una casa, una volta fabbricata, non continua ad essere edificata dal suo costruttore. Sì, è vero, in parte, no? Il motore, in questo senso, è soltanto principio dell'impulso. L'architetto chi per esso decide l'impresa, decide la costruzione. Una volta che la costruzione è finita, non abbiamo più bisogno di un motore che muova. Però questo esempio, omnia exempla claudicant, dovrebbe essere completato. È vero che sotto un certo aspetto questa argomentazione può essere accolta, ma è anche vero
che più il prodotto è complesso, più negli anni è necessaria una continua manutenzione. Pensate alla Tour Eiffel, pensate alla Basilica di San Pietro, pensate a questi ponti in Italia costruiti 50-60 anni fa, che a un certo punto uno crolla di qui e l'altro cede di là, perché è mancata la manutenzione. Quindi vedete che non c'è soltanto l'aspetto di arrivare ad un obiettivo specifico, poi bisogna mantenere il prodotto in una determinata condizione, garantire a questo prodotto quel suo stato di perfezione, che è particolarmente un attributo indispensabile nella condizione beatifica, no? Quando invece il motore è causa non soltanto dell'emozione, ma anche della forma stessa. Che vuol dire? Vuol dire che io non ho solo costruito la Tour Eiffel, ma devo assicurarmi che quella forma rimanga, che non venga in qualche modo corrosa dai degli agenti atmosferici. Perciò, che il moto tende a raggiungere, allora la sua azione non cessa neppure dopo il raggiungimento della forma. Così vale per i beati. Ma perché? Ma perché nella conoscenza, di volta in volta, proprio perché l'oggetto della nostra conoscenza è infinita, si apre un abisso che dovrà essere sempre colmato dal consiglio divino, che però, vi ricordate, abbiamo detto dubbio, non sarà più qualcosa di doloroso, non è più una sofferenza, non è più un dubbio, non comporta più ansietà. Comunque, continuiamo a leggere. Ora Dio causa in noi la virtù e la conoscenza, non solo quando le acquistiamo la prima volta, ma anche per tutto il tempo in cui perseveriamo in esse. Ci sono tuttavia delle cose che beati angeli uomini non conoscono. Dio muove diversamente l'anima dei beati e quella dei viatori. Infatti, l'anima dei viatori è mossa da Dio rispetto alle azioni da compiere per il fatto che viene a cessare in essi un precedente stato di dubbio e di ansietà. Invece nell'anima dei beati, rispetto alle cose che non sanno, c'è la semplice nascenza, dalla quale, secondo Dionigi, vengono purificati anche gli angeli. Attenzione, non si intenda sempre o si intervenga sempre con quella, con la vecchia, tutti arrampichi sugli specchi. Il dubbio e l'ansietà è una cosa che si sperimenta sempre in questo mondo, specialmente nelle, bisogna essere incoscienti per non avere né ansietà né dubbio, per le cose di una certa rilevanza nelle decisioni. Ma guardate che anche in questo mondo noi sperimentiamo la nescenza. Un alunno che vive tranquillamente la sua esperienza scolastica non è che viva in ansietà o nel dubbio perché non conosce la legge della relatività o il teorema di Pitagora. A un certo punto c'è qualcuno che glielo spiega. Ce lo spiega e lui lo intende, lo immagazzina. La differenza tra la prospettiva celeste e la prospettiva umana sta nel fatto che nella prospettiva umana la conoscenza viene attraverso un procedimento discorsivo. Nel momento in cui noi non avremo più questo legame col corpo e con i sensi, conosceremo direttamente in modo intellettivo e intuitivamente. E tutto questo si conoscerà per quello che è e non porterà con sé né dubbio né ansietà. Quindi la necessità, quindi, del consiglio che continua a illuminare la mente dei santi è scontata. Senza questo consiglio come potrebbe esserci quella pace, quella gioia, quella serenità che è libera da dubbi e di ansietà? Sant'Agostino infatti dice che gli angeli consultano Dio sulle realtà inferiori, e consulto immediato. Il dono del consiglio si trova nei beati, in quanto cioè Dio conserva, innanzitutto, conserva in essi la conoscenza di ciò che sanno, non come ci troviamo noi molto spesso a dimenticare
quello che abbiamo studiato. È vero che Tommaso ci suggerisce di procedere con degli esercizi, di ripensare alle cose conosciute, perché la memoria è una componente essenziale per la conoscenza, ma poi, che ci piaccia o no, la memoria ci gioca dei brutti scherzi. Allora, il consiglio divino rimane sempre presente affinché tutto ciò che noi sappiamo lo possiamo ritenere, e in quanto siamo illuminati su ciò che non sanno in rapporto alle azioni da compiere. Quindi c'è l'illuminazione priva di ansietà, priva di dubbio, c'è una situazione di nascenza che viene portata alla scienza, e tutto questo avviene attraverso il dono dello spirito, che è il consiglio, ma in modo differente, no? Ricordatevi dunque sempre l'esempio che vi ho riportato. Sì, i grandi progetti si realizzano, ma poi, una volta realizzati, bisogna mantenerli in vita. Se non si mantengono in vita, implodono. Ma anche il creato stesso, se Dio non lo mantenesse in vita, si annullerebbe. È la presenza di Dio che, nello specifico, in riferimento al soggetto raziocinante, ormai libero dai condizionamenti del corpo, agisce in questo modo: conserva e illumina allo stesso tempo, senza più alcuna ansietà, senza più alcun dubbio che possa, insomma, è come se voi a un certo punto siete lì, ma che fa il tempo? C'è sole o c'è pioggia? Quindi girate o c'è il sole, ecco. Questo è il modo di passare dalla nascenza alla scienza, nella prospettiva di un santo che ha superato lo stato del viatore per essere accolto nella patria beata. Andiamo all'ultimo articolo, che è il 4. Tommaso poi, come termine della questione 52, ci tiene particolarmente a far corrispondere la quinta beatitudine al dono del consiglio. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Innanzitutto ricordiamo, ma ne abbiamo già parlato, che cosa si intende per misericordia. Misericordia è composta da cor cordis. Cor cordis in latino vuol dire i cuori, al plurale. I cuori rivolti al misero, cioè l'empatia, avere la capacità in modo particolare, come diceva Paolo, piangere con chi piange, essergli vicino, saperlo consigliare. Eccolo qui il passaggio. Consigliarlo, ma non solo in modo teorico, ma accompagnarlo col cuore per quella strada che è la strada, abbiamo visto, il consiglio come dono dello spirito che ci conduce alla salvezza. Qui ci sono delle argomentazioni un po' strane per sostenere la tesi contraria, che dobbiamo però considerare. Mediante il consiglio noi siamo guidati in tutti gli atti virtuosi. Quindi al consiglio la quinta beatitudine non corrisponde più delle altre, l'abbiamo visto, è vero. Il consiglio, la prudenza, ci conduce a scegliere gli strumenti per raggiungere gli obiettivi di tutte le virtù. Però la citazione che troviamo nella seconda argomentazione ci dice proprio che il giudizio è fondamentale in modo particolare per la misericordia, per essere misericordiosi. Giacomo 2,13 dice: il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. Quindi, in modo particolare, il consiglio ha un ruolo importante nell'essere di sostegno agli altri. E guardate che l'essere di sostegno agli altri non vuol dire solamente riempire la pancia. Le parole di un Engels, Feuerbach, Marx,
dategli da mangiare e sarà felice l'uomo. Non hanno avuto una corrispondenza nella storia dell'Occidente. Perciò la misericordia è qualcosa di molto più concreto e non è neanche il solito consiglio, no? Vai, stai bene, io prego per te e tutto finisce lì. Giacomo stesso ci ricorda, non possiamo dire a chi sta male, a chi ha fame, vai, nutriti, vestiti e vedete quindi il ruolo, perché è evidente che un compito di questo genere non può essere assolutamente portato a termine da un singolo. L'importanza della comunità cristiana a sostenere coloro che si trovano nel dubbio. Abbiamo parlato, no? Il dubbio, il consiglio che arriva dallo Spirito è quello che ci toglie dal dubbio, che allo stesso tempo ci pone nell'angoscia, nell'ansietà, in questo stato quanto mai triste dello spirito, che è anche una tristezza determinata dalla solitudine. Poi c'è un'argomentazione stramba dove c'è scritto: il consiglio mira a quelle cose che sono indispensabili, il consiglio mira quelle cose che non sono indispensabili per salvarsi. Ma no, abbiamo detto che il consiglio come dono dello Spirito Santo mira proprio a far sì che le scelte del fedele siano indirizzate alla propria salvezza. Quindi non so perché la cosa si presenti in questo modo. D'altra parte anche Tommaso risponde così: il consiglio in quanto dono dello Spirito Santo ci guida in tutte le cose che sono ordinate alla vita eterna, siano esse indispensabili o meno per la salvezza. Quindi questa argomentazione parte da un presupposto che secondo me non è giustificato. Poi la terza argomentazione ci parla dei frutti, dove c'è scritto: ma tra i frutti non ce n'è uno che corrisponda al dono del consiglio, come è evidente dalle parole di San Paolo. Io le ho riprese perché qui nell'opera di Tommaso c'era soltanto la citazione. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé, e non c'è la misericordia. Ma, fa notare Tommaso, benevolenza e bontà sono sostanzialmente la misericordia. Tra questi frutti troviamo la bontà e la benignità, che corrispondono alla misericordia. Vediamo a conclusione se contra con un riferimento a Sant'Agostino: il consiglio si addice ai misericordiosi, poiché l'unico rimedio per scampare da tanti mali è il perdonare e il donare agli altri. Ma donare agli altri che cosa? Uno scrigno di pietre preziose? No, donare agli altri la nostra presenza. Indubbiamente perdonare è diciamo in un'altra prospettiva, ma nella nostra specifica che ci interessa in riferimento al consiglio è quel dono indispensabile di fratellanza e di conferma nella fede. Il consiglio ha propriamente per oggetto le cose che servono a raggiungere il fine. Quindi ecco perché ripeto, la seconda argomentazione non mi quadra. Perciò al dono del consiglio devono corrispondere le cose che più servono a raggiungere il fine. Ora, la misericordia è tra queste, poiché sta scritto: la pietà è utile a tutti. E la misericordia, la pietà, la bontà, la benignità sono sostanzialmente la stessa cosa. Perciò, a conclusione, abbiamo visto il consiglio come dono dello Spirito e concludiamo che il consiglio, contrariamente alla tesi, è la quinta beatitudine relativa alla misericordia, che corrisponde al dono del consiglio.